Appuntamento consueto con il nostro approfondimento quotidiano, il fatto del giorno che segue le edizioni del telegiornale delle 14.30, 19.30, 22.30 e mezzanotte. Ben ritrovati, l'emergenza coronavirus, lo sapete, è ormai al centro di tutte le nostre informazioni, al centro purtroppo della nostra vita. È una emergenza che continua a non far registrare quel raffreddamento auspicato, e il riferimento è alla linea e alla curva dei contagi, anzi non soltanto ci ha portato a nuove decisioni restrittive, ma ci fa intravedere scenari ancora più difficili, perché c'è chi da più parti invoca un lockdown totale almeno di un mese per poter evitare che il sistema sanitario vada ulteriormente sotto stress, anzi vada completamente in tilt. E nel sistema sanitario ci sono i medici, ci sono gli infermieri, che ovviamente sono coloro che lavorano in prima linea e che al tempo stesso fanno i conti con dei deficit di organico probabilmente colmati soltanto in minima parte nei mesi in cui tra la prima e la seconda ondata ci si doveva attrezzare e preparare per fronteggiare questa seconda ondata di pandemia da coronavirus. Uno dei temi che appunto è venuto fuori anche nei giorni scorsi e che affronteremo con l'ospite che tra un po' vi vado a presentare, lo aveva evidenziato il neo assessore regionale alla sanità della Regione Puglia, il professor Pierluigi Lopalco, quando ha dichiarato nel corso di una trasmissione sulla 7 che gli infermieri non si trovano neanche a pagarli a peso d'oro. E allora mi viene da chiedere subito, salutando e ringraziando Giuseppe Papagni, che è presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche per la provincia BAT, presidente riconfermato perché è uno degli ordini che è riuscito a svolgere le elezioni prima della indicazione del Ministero a sospendere le elezioni degli ordini, tra i quali va detto anche quello della professione giornalistica. Chiedo se e quanto sia vera la fotografia dell'assessore Lopalco quando dice che oggi non si trovano gli infermieri neanche a pagarli a peso d'oro e quindi questo comporta delle difficoltà del sistema sanitario. Intanto buongiorno direttore, un saluto a tutti i telespettatori. Sì, lei ha fatto giustamente riferimento alle parole che l'assessore alla salute Pierluigi Lopalco ha dichiarato in una trasmissione di La 7. In effetti è un'analisi che va fatta tenendo presente diversi aspetti. Gli infermieri non ci sono, ma è una mezza verità. Diciamocela tutta, gli infermieri ci sono. Probabilmente si è perso tempo nel reclutamento degli stessi infermieri e si è arrivati in questa seconda ondata forse impreparati. Facciamo un passo indietro. Noi abbiamo avuto la possibilità di reclutare infermieri attraverso un concorso pubblico che poi, come sanno tutti, soprattutto gli addetti ai lavori, è stato bloccato proprio per l'acuirsi dell'epidemia nelle prime giornate di settembre. Forse si poteva dare la possibilità di, come dire, di affrontare almeno la prima prova, però questo non si è fatto. Si è preferito sospendere un concorso pubblico che avrebbe richiamato sicuramente un numero elevato di infermieri e quindi dare la possibilità a tutte le aziende pugliesi di poter praticamente reclutare infermieri anche giovani che avrebbero potuto dare il loro contributo in questa emergenza e quindi in questa seconda ondata. Ma c'è di più. Abbiamo a disposizione una mobilità interregionale che, stando ai numeri, ci sono praticamente 2.000 infermieri pronti che lavorano ovviamente da anni in altre regioni grazie a un concorso di mobilità che è stato fatto in concomitanza con il concorso pubblico. Ci dava la possibilità di poter avere subito pronti 2.000 infermieri. Ecco, questa
graduatoria che è stata ufficializzata 2 settimane fa, un mese fa, adesso non ricordo bene insomma, i termini, è disponibile, quindi pronti per essere chiamati. Giusto per farlo capire a casa, perché ovviamente abbiamo bisogno anche di chiarezza sotto, anche sotto questo aspetto. Avere più personale, infermieristico, medico, e cioè di tutte le professioni sanitarie, cosa significherebbe? Perché a noi raccontano e noi di rimando raccontiamo che il sistema sanitario è in crisi perché abbiamo riempito tutti i posti letto a disposizione. Allora, uno potrebbe chiedersi, vabbè, ma io prendo più infermieri. Per fare cosa? A cosa mi servirebbe avere 2.000 infermieri subito pronti da immettere nel sistema sanitario? Sì, allora innanzitutto di infermieri ce n'è bisogno perché? Perché i posti che lei diceva, i posti ospedalieri dove oggi sono ricoverati i pazienti che arrivano al pronto soccorso con una polmonite interstiziale, che è una delle conseguenze di questo virus, ovviamente in base alla gravità e alle loro condizioni cliniche, vengono poi destinati ai reparti, i reparti di malattie infettive oppure di rianimazione, se hanno bisogno appunto di un respiratore che li assista durante la ventilazione e quindi durante la respirazione. È ovvio che i reparti tradizionali sono pian piano stati riconvertiti in un unico reparto di malattie infettive dove abbiamo purtroppo pazienti che non sono più pazienti che hanno bisogno di poca assistenza, ma sono diventati dei reparti a tutti gli effetti intensivi e le spiego perché. Perché questi reparti sono stati riconvertiti con lo stesso personale a cui è stata fatta una formazione sicuramente veloce e che è stata data la possibilità di seguire pazienti che in quel momento avevano bisogno di un supporto ventilatorio, anche se non intubati. Quindi non necessitano di una sala di rianimazione, hanno avuto bisogno di supporto alla ventilazione. Quindi dei pazienti che hanno bisogno sicuramente di più assistenza e quindi c'è più bisogno di infermieri, di operatori sociosanitari, ma anche di medici. Ecco perché abbiamo un intero oggi ospedale a Biceglie che è diventata praticamente un reparto intensivo per pazienti Covid, quindi con più necessità di queste figure professionali che le dicevo, ma proprio la settimana scorsa sono stati riconvertiti diversi reparti del Di Miccoli di Barletta. Ecco perché c'è bisogno di più personale, proprio per assistere questi pazienti che sono dei pazienti che Anche perché evidentemente non sono. quello attualmente, il personale attualmente impegnato, comunque rischierebbe, non lo so, turni maggiori, orari, Sì. eccessivi, e dunque, ne risentirebbe anche sul piano, proprio della prestazione professionale. Sì, quindi oltre allo stress psicofisico dovuto all'aumento del lavoro sicuramente, ma è dovuto anche all'impegno che gli infermieri hanno dovuto per soccombere appunto le necessità che un sistema in quel momento necessitava. Ecco, questi infermieri si sono dovuti reingegnizzare, hanno dovuto reingegnizzare innanzitutto gli ambienti lavorativi, i reparti, riorganizzarsi perché ovviamente lei capisce bene che se devo riorganizzare un sistema sanitario passando da un reparto a bassa intensità di cure, quale poteva essere la medicina, passarlo appunto in malattie infettive con pazienti gravi che hanno bisogno di un'assistenza costante, puntuale e quindi gli infermieri, oltre alla formazione, oltre allo stress psicofisico, ma io diciamo, parlo degli infermieri perché sono in prima linea adesso con gli operatori sociosanitari e poi ci sono anche i medici, hanno dovuto ovviamente farsi carico di tutta questa riorganizzazione
ovviamente adesso ci sono situazioni in cui per sopperire anche alle mancanze di un sistema di una organizzazione che probabilmente non ha saputo capire che dovevamo affrontare un'emergenza, quindi la seconda ondata violenta, ecco, si è fatta carico e ci sono alcune situazioni dove ovviamente il personale è sotto stress che si trova a fare dei turni che sono anche doppi. Dove abbiamo sbagliato nel non comprendere che la seconda ondata sarebbe arrivata, la seconda ondata pandemica sarebbe arrivata e sarebbe stata ancora più violenta. Dove e quando abbiamo sbagliato? Perché qui lo dico senza girarci attorno, le responsabilità dei cittadini e dei nostri comportamenti probabilmente sono prioritarie o sono quelle maggiori, perché se non ci comportiamo rispettando il distanziamento fisico, indossando la mascherina sempre, evitando gli assembramenti, riducendo all'essenziale la nostra vita, è ovvio che i primi responsabili siamo noi. Ma è tutta colpa dei cittadini o c'è un momento in cui chi doveva non ha saputo cogliere l'occasione per poter attrezzare per poter preparare tutto il sistema sanitario a questa seconda ondata. Sì, sicuramente ci sono diversi fattori che vanno analizzati perché se siamo in questa condizione in cui insomma, vediamo tutte le foto pubblicate delle ambulanze in fila presso i pronto soccorsi che non sanno più dove mettere i pazienti, vuol dire che ci sono stati degli errori. Proviamo ad analizzare adesso anche da tecnici quello che è potuto succedere, oltre ai comportamenti che le diceva prima dei cittadini che diciamo, abbiamo passato un'estate un po' allegra, diciamo così, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi, non osservando tutte quelle prescrizioni che ci venivano date dagli organi competenti, un po' la colpa è un po' dei cittadini, ma è anche di chi non ha saputo organizzare questa risposta, perché questa risposta è più violenta della prima. Probabilmente noi pensavamo alla prima ondata e quindi abbiamo preso come modello quella esperienza. Diciamo che noi nella prima ondata siamo stati toccati poco, siamo stati toccati poco rispetto ad altre regioni, parlo del Veneto, parlo della Lombardia, del Piemonte, che hanno avuto davvero una prima ondata violentissima e stanno avendo una seconda ondata che forse è meno violenta, ecco, della nostra. Noi ci troviamo adesso ad affrontare questa seconda ondata, forse ci siamo fatti trovare impreparati. Io, ad esempio, l'organizzazione territoriale, noi non abbiamo infermieri sul territorio che possano seguire questi pazienti a domicilio. Questi pazienti che sono affidati agli USCA, noi ricordiamo come ordine abbiamo anche contestato la volontà dell'allora assessore, che era il governatore Emiliano, di non inserire appunto nelle USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziali, che dovevano prendere in carico, che stanno prendendo in carico i pazienti Covid positivi a domicilio, non ha inserito gli infermieri. Noi l'abbiamo contestato perché? Perché ritenevamo essenziale, anche perché venivano delineate dalle linee guida ministeriali. Quindi, il fatto di non inserire infermieri e quindi di non dare quelle risposte ai cittadini che in quel momento avevano bisogno di non intasare i pronto soccorsi degli ospedali, quindi tenendoli a domicilio perché evidentemente presentavano una sintomatologia che poteva essere, come dire, trattata a domicilio. Quindi gli infermieri sul territorio non sono stati previsti, come non è stata prevista. Non è stata adeguata la struttura di risposta territoriale con infermieri di famiglia. Ecco, noi proprio dall'esperienza della prima ondata, il governo ha messo a disposizione una legge che istituiva appunto gli infermieri di famiglia sul territorio. Ecco, forse anche qui ci siamo fatti prendere un po' impreparati, ci siamo fatti trovare impreparati perché probabilmente dando una risposta maggiore sul territorio, ecco,
potevamo, come dire, non far intasare tutti i pronto soccorso, anche con altre patologie non legate strettamente al virus. Io c'è diciamo, un aspetto di questa seconda ondata che ovviamente meriterebbe un approfondimento più da parte di un sociologo e di uno psicologo, ma lo chiedo comunque ad un operatore sanitario. Noi siamo andati in lockdown nel mese di marzo, di aprile, siamo stati diciamo 70 giorni con delle restrizioni molto severe, quando in Italia si registravano, stiamo parlando di 800, forse 1000 casi al giorno di contagi. È vero che le terapie intensive erano veramente molto più che sature. Perché la gente oggi, di fronte a 32.000, 39.000, 40.000 contagi quotidiani, continua invece ad avere un atteggiamento più lassista? Cioè, è come se dicesse, vabbè, dobbiamo conviverci con questo virus. Io continuo a uscire regolarmente, me lo consentono, ovviamente indosso la mascherina, mi faccio la passeggiata, incontro altre persone. Perché non c'è la paura che invece ci ha accompagnato nella prima fase? Ecco, questa è una bella domanda. Questa No, è lo so sicuramente che la va chiesto a risposta un socio, però voglio che dire, chi lavora in prima linea? Voi siete stati definiti eroi inizialmente eroi, nella poi prima linea. sì. Sì, Oggi è come se sì, sì, sì. non ci fosse nulla, come se non Infatti accadesse. ci sono ritornati gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari dopo la fase in cui venivamo descritti come eroi. Ecco, questo atteggiamento noi non riusciamo neanche noi a comprenderlo. Probabilmente, come dice lei, dobbiamo affidarci a gente più competente per capire appunto come mai i cittadini, però evidentemente c'è una sofferenza sociale che si manifesta in questi atteggiamenti e ovviamente a volte sfociano anche in altre cose che noi condanniamo fermamente. Quindi negare l'esistenza di un'emergenza sanitaria come questa, sinceramente la trovo un abominio e non corrisponde alla realtà che stiamo vivendo noi come operatori sanitari, ma tantissimi cittadini con i loro familiari, perché veramente sono tantissime le testimonianze dei cittadini, dei loro familiari che vivono insieme a noi questo impatto forte con i loro cari, ecco. Quindi io direi che parlarne, far vedere, ecco, dare delle notizie certe su quello che sta succedendo, come lo sta facendo lei sapientemente con questa trasmissione, è utile proprio per quei cittadini, io direi che sono pochi però, che negano addirittura l'esistenza del virus. Serve il lockdown? Beh, sì, Totale? a questo punto io direi di sì, perché andiamo incontro ad un inverno lungo e con la situazione attuale, se nei prossimi giorni con il mini lockdown che stiamo subendo in questi giorni, non avremo le risposte che ci aspettiamo. Sicuramente servirà un lockdown che sia totale e che sia rigido e che sia rispettato da tutti, perché le strutture sanitarie davvero sono in questo momento molto molto provate. Anche perché uno dei passaggi che probabilmente viene poco evidenziato, quanto serve perché un paziente termini il suo percorso di ospedalizzazione, un paziente affetto da Covid? Sì, questa è una domanda molto tecnica e le dico, diciamo, provo a spiegare ai cittadini come avviene poi e come si decide di ospedalizzare un paziente anziché un altro. Ovviamente dipende tutto dalla clinica. Se la clinica è severa e quindi c'è bisogno appunto di avere un supporto ventilatorio importante, ovviamente questa cosa viene fatta in ospedale e può essere fatta solo in ambiente ospedaliero, quindi
per questi pazienti che hanno una severa situazione polmonare c'è bisogno di diversi giorni, parliamo di settimane che possono diventare anche mesi. Ecco perché il percorso poi che porta alla guarigione, che può essere parziale o totale, in ambiente ospedaliero diventa lunga. Ecco perché servono posti letto, servono operatori sanitari che si dedichino a questi pazienti, perché sono pazienti che hanno davvero bisogno di tanta assistenza. L'ultima considerazione che facciamo in chiusura di questa, verso la chiusura di questa trasmissione, è però legata anche alla sua rielezione da presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia Abatta, perché poi insomma in tempi diciamo più tranquilli avremmo parlato di un programma di lavoro, se vogliamo, sì, per i prossimi 4 anni. Innanzitutto insomma, mi dica come ci è arrivato alla riconferma e, superata questa fase pandemica, che cosa si devono aspettare gli infermieri? Sì, noi siamo un gruppo che si è costituito, diciamo, ex novo, quasi 6 anni fa. Abbiamo avuto il privilegio di portare avanti e di governare appunto l'Ordine Infermieristico, che è un organo, lo ricordiamo, un ente pubblico che rappresenta gli infermieri di questa provincia. L'abbiamo fatto per 6 anni, probabilmente in questi 6 anni precedenti abbiamo fatto bene, siamo riusciti, come dire, a interpretare quelle che sono le difficoltà di una comunità professionale che evidentemente ha bisogno, ha voglia di emergere, ma con merito. Ecco, i cittadini ce l'hanno riconosciuto in questa emergenza sanitaria. Noi lo sapevamo prima, ecco, lo sapevamo prima e lo abbiamo fatto in tutte le sedi, abbiamo rappresentato gli infermieri in tutte le sedi possibili. Noi sappiamo che in questa sanità servono più infermieri, come diceva il neoassessore Lopalco, e noi come organo che rappresenta appunto questa comunità abbiamo il privilegio anche di proporci come degli interlocutori privilegiati verso gli organi governativi, quindi regionali ma anche provinciali, proprio per migliorare un sistema salute che probabilmente, e lo abbiamo visto con questa emergenza, ha bisogno di rivedere l'organizzazione sanitaria, ecco, con più territorio, con più infermieri. Infatti io ci tenevo anche a ritornare anche alle parole del professor Lopalco. Noi in Puglia, ma nella BAT, abbiamo un indice rispetto alla popolazione di infermieri che è più basso rispetto alle altre regioni, ma anche rispetto, vedendo il dato italiano, rispetto all'Europa. Ecco, bisogna investire sugli infermieri, assumerli e soprattutto farli crescere all'interno delle organizzazioni, perché lo hanno dimostrato con la formazione, con la formazione universitaria e con tutte le altre forme, con tutte le altre possibilità che l'università mette a disposizione con la formazione. Un flash, ma veramente un flash. Nella prima ondata, ritorno sulla fase pandemica, chi definiva quella che stavamo affrontando in pieno lockdown una guerra diceva: no, state esagerando, perché la guerra è un'altra cosa. Ieri il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha detto: non avete capito che siamo in guerra. Allora, siamo in guerra o no? Sì, siamo in guerra. La guerra è aperta, è a viso aperto e non fa sconti. Ecco perché in tempi di guerra, come giustamente è stato detto, bisogna derogare anche alle situazioni o alle regole che in questo momento andavano bene in situazioni di pace. Ecco perché io rilancio anche una proposta, proprio in virtù delle parole del neo assessore Lopalco: c'è bisogno di infermieri, formiamone di più, ma li avremo fra 3 anni ovviamente a disposizione. Però infermieri ce ne sono, ecco, li facciamo rientrare con la mobilità interregionale che è stata istituita
un anno fa e gli infermieri aspettano solo la chiamata, facciamoli rientrare. Oppure, ecco, qui ci vuole ovviamente una deroga, quindi forse anche una legge nazionale che dia la possibilità agli infermieri che attualmente lavorano nel pubblico impiego di poter dare la loro professionalità, di poter portare la loro professionalità anche all'interno delle RSA, che sono l'anello debole di questo sistema. Quindi ci sono diverse strutture private, RSA, che non riescono a trovare infermieri. E noi come ordini lo sappiamo perché riceviamo diverse sollecitazioni. Quindi derogare l'esclusività di rapporto lavorativo proprio per i pubblici dipendenti significa avere subito a disposizione tantissimi infermieri disposti anche a poter lavorare nelle strutture private. Questo succede per alcune famiglie professionali, lo voglio ricordare, ad esempio per i medici, che tra l'altro ricevono anche un'indennità di esclusività di rapporto. Per gli infermieri questo non è previsto. Ecco, noi ci battiamo affinché sia riconosciuta anche per l'infermiera sia l'indennità di esclusività, ma questa è la parte contrattuale che ovviamente lasciamo ai sindacati, ma che si deroghi in questo momento, perché siamo in guerra, come ricordava lei, si deroghi all'esclusività di rapporto. Grazie a Giuseppe Papagni, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia BAT, per essere stato con noi in questo approfondimento. Con il Fatto del Giorno ci ritroviamo quotidianamente dopo le edizioni del telegiornale delle 14.30, delle 19.30, delle 22.30 e di mezzanotte. L'invito a restare con la nostra programmazione. Veramente tutto. Grazie e arrivederci.